piacere in questo momento di presentare e di intervistare il dottor Massimo Corbascio, che è il responsabile della clinica mobile 4 Superbike. Dottor Corbascio, se vuole dirci due parole in merito alla collaborazione che con ASA Laser c'è anche con la clinica mobile numero 4 dal 2006 e sull'utilizzo delle apparecchiature per il terapia che vi abbiamo dato, diciamo, come utilizzo per i piloti e per i motociclisti. Innanzitutto mi presento, sono stato un collega del dottor Costa all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove ho conosciuto la passione per la moto, io che sono nato sul mare, quindi ho condiviso con il dottor Costa dal 1971 la passione per le moto e ho cominciato a girare il mondo con lui. Poi nel 1989, a causa di una febbre altissima di un pilota che doveva correre una gara in Francia, sono entrato nel mondo della Superbike e la Superbike per me è diventata la seconda famiglia, sempre con la clinica mobile, dal 1990. Nel 1994 ho avuto come regalo dalla clinica mobile una clinica che è questa dove ci troviamo adesso, dove ospito i miei numerosi piloti. Il paddock della Superbike, come sapete, c'ha la Superbike, la Supersport, la Stock 1000, la Stock 600 e qualche gara minore, per cui il numero dei piloti è veramente molto alto, oltre i 100. Però devo sottolineare questo, tutti, dal primo all'ultimo, vengono in clinica mobile. E la cosa bella della clinica mobile e della Superbike è che quando una terapia funziona, quindi quando io ordino una ilterterapia per uno strappo muscolare o una infiammazione tendinea e funziona, non ho bisogno di ordinarla ad altri piloti. Vengono e la chiedono loro e quindi sono loro che poi si fanno assegnare dal fisioterapista la terapia che ha fatto bene al loro collega. Per cui il mio lavoro è abbastanza semplice. Per non essere da meno in pista. Ma certo, certo, certo. Quindi la collaborazione dal 2006 con la Ilter Terapia va alla grande, e i miei piloti sono contentissimi, nessuno mai si lamenta e i miei 120 piloti ne risentono vincendo le gare e ringraziando la clinica mobile, portandomi anche delle coppe in gare che loro hanno vinto. C'è qualche aneddoto, qualche episodio in questi anni che si ricorda? In particolare, sì, le dico subito, c'è un pilota turco e si chiama Sofogu e corre, che è un gran pilota e che un giorno è tornato da Istanbul con un braccio completamente scoriato per una caduta in strada, è stato curato lì, naturalmente non dico bene o male, ma è arrivato con un braccio distrutto, infettato, con le linfoghiandole al di sotto della ascella rovinatissima, per cui è stato sottoposto da noi ad un ciclo di terapia intensiva per i due giorni che mancavano all'inizio delle prove. Poi durante le prove, naturalmente, mattina, pomeriggio, sera, sempre da noi a fare terapie con antibiotici, con tutto quello che avevamo a disposizione, anche apparecchiature per favorire la cicatrizzazione e tutto. E alla fine ha vinto la gara, la coppa è nell'armadio, ci ha portato la coppa ed era contentissimo ed è uno dei risultati che abbiamo potuto avere con la collaborazione della nostra equip, che è formata da un ortopedico, da un altro anestesista rianimatore, da quattro fisioterapisti e da altri collaboratori che ci aiutano a superare questa. Questa è la nostra, è la coppa che ci ha regalato il grande Sofogu e di cui siamo fieri. Infatti su Facebook abbiamo la foto di Sofogu con la coppa. Bene, noto proprio un grande entusiasmo anche nella sua spiegazione e quindi vedo che veramente lo staff si riconferma sia nella Superbike come nella MotoGP ad altissimo livello. Grazie, dottor Corbascio.